Caro dottore, il nostro problema è questo, subito ve lo spiego. Io e mia moglie, quella giovanissima, teniamo una vita sessuale molto bella, diciamo la verità, molto intensa. Molto intensa. Beata voi. E dottore mio, lei piscerete, facciamo amore mattina, mezzogiorno, sera, notte. Però la cosa strana, la cosa incredibile, dottore mio, non siamo capaci di avere un figlio. E vabbè, succede. Che le chiami, dice, voglio una provola, io non sono capace di farlo. Che vuole? Vuole una provola. Una prole, bravo, un figlio, bravo, vuole un figlio e io dico, che devo fare? Fate l'amore, non succede? Niente, da quanto tempo siete sposati? E mo siamo sposati da un anno e mezzo, 18 mesi. Vabbè, 18 mesi, dottore, ma amore tutti i giorni, Certo, e c'è da preoccuparsi, direi di fare una cosa, facciamo un controllino, giusto per vedere da chi dipende. Per un fatto di galanterie direi di farvi l'analisi prima a voi. Sì, dottor, facciamo così, il guaglione si mette paura. Voi facete prima a me. E quando è dopo facete pure a moglie. Così mi facete con Dio, ci cominciate prima con voi. Scherzi a parte. Deve fare l'analisi, capite? L'analisi fatta allora, bene. Voi sapete dell'inseminazione. Dottor, alzate un po' la voce, sono assurdo, dove dottor, sente bene? Ecco. Signor Di Maio, voi mi dovete procurare il liquido seminale, il vostro liquido seminale non si compra da nessuna parte. Io adesso vi do una provetta, la vedete questa provetta? Voi andate a casa, andate nel bagno, fate i fatti vostri, mettete il liquido seminale qua dentro e me lo riportate. Non si è capito, il liquido seminale sarebbe la sostanza medica. La sperma, va bene? La mettiamo qua. La mettiamo qui dentro. Vabbè, me ne vado. Me la riportate e vediamo di fare queste analisi. Va bene, dottor, statevi bene. Arrivederci. Statevi bene, arrivederci. Signora, i miei rispetti. Vieni, vieni, pupata, assediti qua. Buongiorno, dottore, buongiorno. Mi avete portato la provetta? No, dottore, a proposito della provetta, io ho fatto con madretta buio. Ho andato a casa, mi ho chiuso nel bagno, dottore mio, senza scurno, ho provato con la mano destra, niente da fare. Ci stiamo provando con la sinistra, poi uno è più forte, niente da fare, neanche con la mano sinistra. Immaginate la mia mortificazione, ci chiamate la moglie, ma ci togli dammi una mano. Questa povera creatura l'ha provata prima con una mano, poi con quella da mano, niente dottore, niente. Ha detto, ma non è come dobbiamo fare, noi rimane a mattina e dottore, perché tutti si sono ieri, non dico ancora se si vanno ancora. Ha chiamato mia cognata, è un po' più grande, pure una bella guaglione, energica, tiene forse. Non c'è riuscito neanche a guaglione, prima con una mano, poi con una da mano, ci ha provato una da poco, niente. Ha detto, facciamo una cosa, chiamiamo Agnolo. Ah, mamma sua, una bella donna ancora, forte, poi che le fai servizio lì da casa, forza da te. È brutto che la povera femmina si è scuscinata, non ce la faccio. Una mano, con quell'altra mano, tutte e due mani insieme, niente da fare. Ma voi che state dicendo, signor Di Maio? Ha chiamato a frate, ma ha detto, poi faccio tu a frate, mi dice che rubo nero, questo voglio. Pure mio fratello ha detto, che devo fare? Mi metto a disposizione, prima con una mano, poi con una da mano, manco frate, ma ci hai riuscito. Ma com'è possibile? Dottor, per te spiegare una cosa. Che cosa? Dottor, come maronna sarà questa provata?